cosa stai facendo? Sono pure storti. Ma... Alexa, cerca un centro psichiatrico. Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Vedi, neanche Alexa sa come aiutare. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. Comunque raga, secondo me questi occhiali sono la cosa più bella a questo mondo. Ma stai zitto che fanno schifo al capo. Vengo a dormire a casa tua. Non era necessaria questa cattiveria. Ma tralasciando questo, che comunque continuerò a pensare che questi occhiali sono bellissimi. Oggi ragazzi, come promesso, vi ho portato un nuovo episodio di personaggi dei cartoni animati nella vita reale. Già la scorsa settimana vi ho portato un episodio che vi è piaciuto un sacco. E quindi ho deciso di farne un altro. Raga, intanto quanto inquietanti. Mi hanno rovinato dei miti. E spero tantissimo che oggi non succeda la stessa cosa. Anche se so che probabilmente succederà. Però ragazzi, lo sapete, prima di cominciare vado a salutare Letizia Leoni, Vanessa Ferrari, Jux e Riccardo Magnifico. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi... Vengo a dormire a casa tua, eh? Vanessa Ferrari, grandissima. Raga, mi raccomando, se volete essere salutati vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. Bene ragazzi, che dite? Andiamo a rovinarci ancora un po' l'infanzia? Dai! Perfetto ragazzi! Ed eccoci qua! Come potevamo non iniziare con Giustino, il cane fifone! Ma ho sempre adorato questo vecchietto, cioè, un po' bastardo, però veramente un grande. E vediamo subito come potrebbe essere un Giustino nella vita di tutti i giorni. E devo dire che porca miseria è già abbastanza inquietante, perché lui ha questo mento, no? Abbastanza giganterrimo. E quindi diciamo che lo deforma un po' questa cosa. Ecco. Madonna ragazzi, della vita reale sarebbero la cosa più inquietante a questo mondo, Il suo immancabile cappello con la visiera completamente deformata, un orecchio immenso, sicuramente non avrà mai problemi di udito. Comunque questo qua è un genio, riesce a fare delle cose... Ma come? C'è qua... E Giustino! Anche gli occhiali, vabbè, ovviamente. La vita, ragazzi, veramente, fighissimo. Quindi... Questo potrebbe essere un Giustino nella vita reale, ma vi rendete conto? Che roba brutta. Te lo vedi nel cartone, dici sì, è un signore anzianissimo, è simpatico. Poi lo vedi qua, e un pochino fa paura, devo dire. Cioè, cura qualsiasi particolare. Guardate che roba. Sopracciglia, le lenti, il cappello, il mento immenso, l'orecchio, madonna che brutta malattia. Cioè, chi è che non vorrebbe averlo come nonno? Ma che roba! Cioè, più o meno. Madonna santa. Due gocce d'acqua? Mio Dio! Ma è perfetto! No, va... È un genio! È tutto uguale! Copia e incolla! E proseguiamo con l'immancabile Fred Flintstone! Nanna! Nanna nanna! Nanna 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 yama! Ok, se abbiamo visto cose incredibili con Giustino, non oso immaginare che cosa stiamo per vedere con Fred Flintstone, che comunque lui ha una faccia ancora più strana. Cioè, guardate già l'inizio, non è dei migliori. C'è tutta la faccia distorta, ma è un horror! Senza occhi non si può guardare, che naso ha! Però effettivamente nel cartone è così, quindi nella vita reale lo avrebbe così e potrebbe essere un problema... È un mostro! Ma che testa ha, tra l'altro, sembra un'arachide! Questo potrebbe essere Fred Flintstone nella vita reale. Con quali sopracciglia? I capelli della vita. Mamma mia. Però è incredibile come... C'è proprio la forma, tutto dettagliato. E beh, ovviamente, se no non verrebbe. È un grande. L'orecchio piccolo così, al contrario di Giustino che sembra un elefante. Mamma mia. L'incubo peggiore del mondo. Porca miseria. Proprio la mia infanzia è esplosa. No, vabbè, gli ha fatto anche il vestito. Madonna. No, questo ragazzi è inquietante. C'è proprio la faccia spigolosa. Oddio! Ragazzi, è ancora più inquietante di Giustino per quanto è fatto bene. No, ma com'è possibile? Cioè, potrei stare qua delle ore a guardarlo e chiedermi come. E ragazzi, infine abbiamo l'immancabile Goku da piccolo, che secondo me... Il migliore tra tutti finora. Cioè,
Qua ci sarà da divertirsi, comunque la faccia di Goku è abbastanza particolare e lo possiamo notare da questa bocca allungata, dagli occhi giganteschi, un alieno. Però almeno Goku me lo potevi lasciare stare, cioè già mi hai rovinato Fred Flintstone, Giustino, nello scorso episodio Squiddy, Ash, Homer Simpson, me li stai distruggendo tutti. Almeno Goku, ma guarda che roba, ma sarebbe un bambino veramente bruttino, oserei dire. Cioè, comunque ha sempre il suo fascino, stiamo parlando di Goku, un figo della Madonna. Però è così, non è proprio il massimo, diciamo, con questi occhi giganti, l'orecchia sventola. Però devo dire che rispetto agli altri è già un pochino più umano. Gli altri sono estremamente deformati, dai. Ecco la parte più importante, i capelli, ma che roba, tutti appuntiti. Meraviglioso, ragazzi. Come faccia a farli così, io veramente non lo so. E uso Photoshop da... Cioè, in teoria ho pure studiato sta cosa e non lo so fare. Guardate che roba. Ma com'è possibile? Io non capisco. Ve lo giuro. Cioè, potrei stare qua a guardare e dire... Ok. Orca puttana! No, vabbè, gli ha fatto anche la coda. Ma guarda che roba! Non scherzi, fa impressione. Beh, però devo dire che comunque effettivamente... Non è così male, dai. Fred Flintstone, un poverino, sembra che gli abbiano schiacciato la faccia con un tir. Vabbè, ragazzi, io direi di concludere qua. Fatemi sapere se vorreste un altro episodio e io vi giuro che prima o poi proverò a fare un video dove farò anch'io una cosa del genere. Non vi prometto nulla, io ve lo dico. Comunque, se il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi si va. Seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E io, ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao, ragazzi.